Quindi parliamo con Federico Vagalebbre, che ne ha curato molti aspetti di questa produzione. Benvenuto Federico a Disco Days. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. Allora, è l'intuizione di un piccolo produttore romano, Carlo Macchitella, che un giorno viene a Napoli e dice: ma è possibile che non si possa fare un Buenavista Social Club a Napoli? Lo dice a Luciano Stella, all'epoca presidente della Film Commission Regione Campania. Luciano Stella viene da me, noi, ma sì, forse si può fare, però ne parlavamo come tante di quelle cose che ci siamo detti per anni tra i soliti noti e che poi ormai davamo per irrealizzabili. Quando nel progetto è stato coinvolto John Turturro, la cosa in qualche modo è diventata realizzabile. La prima volta che ho incontrato John, a cui era stato sottoposto questo progetto, eravamo a Roma e lui aveva sul cappotto una spillona grossa tanto con su scritto Yes We Can. Abbiamo parlato di canzone napoletana, io già l'avevo riempito di strani dischi, di cose, e alla fine disse: senti, ma davvero Obama può vincere? Lui mi ha mostrato la spilla, allora ho detto: noi possiamo provarci pure noi. E questo è il senso. Oggi è facile dire che passione funziona. Oggi è facile dire che il film sono 3 mesi che sta girando l'America e è stato 3 settimane a New York, 3 giorni a Miami, ma l'anno scorso a Miami non è uscito nessun film italiano e credo nessun altro film uscirà quest'anno, neanche quelli con i grandi attori che fanno i festival di Cannes, perché a Miami non gli importa niente. E questo è un piccolo film, è un documentario musicale. In Polonia, strano a dirsi, è entrato nella classifica dei 10 film più visti. Quando un paio di settimane fa improvvisamente il mio cellulare squillava come un pazzo e tutte le mie chat impazzivano, c'era un signore in televisione, si sarà pure rincoglionito, ma si chiama Robert De Niro, che era andato ospite della prima puntata di Maria De Filippi, e dopo una carrambata o De Filippata che dir si voglia, quando è stato intervistato dice: parliamo dell'Italia, lui ha detto: no, parliamo di passione, parliamo di quel film di John Turturro che mi ha fatto venire voglia di vedere Napoli. Questo poi alla fine è il senso di questo benefico cortocircuito. I protagonisti di passione non sono i cantanti, ma sono le canzoni napoletane. Noi abbiamo scelto alcune canzoni napoletane e poi abbiamo fatto cantare ad alcuni cantanti napoletani. Ne abbiamo lasciati fuori tantissimi, tantissimi potevano esserci dentro. Non credo che sia minimamente importante, perché a me piange di più cuore per alcune canzoni lasciate fuori, perché erano quelle canzoni che volevamo riportare in giro per il mondo. Il film è partito dal Festival di Venezia, ha avuto una vita lunga senza avere alle spalle spot, senza avere alle spalle una campagna promozionale. E ancora ieri sera c'era una persona che mi diceva: io l'ho visto in una piccola sala di Lecce, mi sono commosso e poi volevo andare a ballare. Ecco, credo che quella sia l'intuizione che si può fare, che la canzone napoletana è una cosa non del passato, ma una cosa che ha una sua contemporaneità, una sua dignità artistica e commerciale così forte da diventare un piccolo caso. Il dialetto per Napoli rappresenta ovviamente più che un dialetto, napoletano rappresenta più che un dialetto, viene rappresentato come una vera lingua. Il dialetto però sta cominciando a trovare dei suoi spazi ben precisi, lo stesso fatto che la passione ha ricevuto il riconoscimento a Loano. Si occupa insomma, di musica popolare. I 24 canali con il dialetto sono entrati nelle nomination al premio Teco come disco in dialetto. C'è una speranza che insomma, il napoletano, la lingua napoletana possa avere un ritorno in considerazione? Magari mi viene in mente, insomma, tu sei un espertissimo dal punto di vista giornalistico, insomma, però se uno riflette negli ultimi 15-20 anni, probabilmente non c'è un evergreen che possa passare alla storia, così come lo sono passate grandi canzoni a cui facevo riferimento. Sì, no, nel senso che certo che in anni di leghisti al governo è difficile pensare a questo. Certo che 15 anni fa, quando esistevano ed erano all'apice del successo, i 99 posti di Anna Magretta, le radio napoletane non li trasmettevano. Quindi non posso prendermela con questo.
quelli di Bergamo. Sì, un evergreen c'è, l'abbiamo scoperto dopo, ed è proprio non te scurda del film, oppure Curra Curra Guagliò. Si tratta di usare le cose. Napoli, diceva Viviani, se fanno esportazione si tratta di robe cantate. I napoletani invece, se fanno un'esportazione, si tratta di pianto, si tratta di rimpianto, per poi scoprire sempre che sì, era bella quella cosa. Anzi, io a proposito di questo ti pregherei di mandare un questo è una cosa, noi abbiamo lavorato moltissimo sull'archivio prima di fare Passione, anche se poi non l'abbiamo messo dentro, ci sono poche immagini di archivio, credo comunque molto importanti. Questa è una riflessione di qualche anno fa, fatto da due signori che con la canzone napoletana e italiana hanno da dire, che secondo me parla chiaro. In questo momento l'argomento della canzone napoletana dei festival, ma quelle risposte potrebbero valere oggi per La canzoncella degli alunni del sole, Non ti scurda, Canzone dolce dei 24 grana. Il problema è che quando esce una canzone poi andrebbe cantata. Se gli interpreti, anche quelli dei piano bar, non ci annoiassero con le stesse cose e provassero a cantare le canzoni napoletane contemporanee, forse funzionerebbero. La storia di Carmela, e non a caso l'inizio del film, dall'inizio dello spettacolo, è semplice. Un sovrintendente alle belle arti disse che la canzone napoletana era finita. Sergio Bruni musicò quella canzone su versi di Salvatore Palomba, uscì su un disco non particolarmente venduto, sono passati 34 anni, non so quanti, e quella canzone è la più suonata da quei pochi posteggiatori che ancora resistono in città. Quella canzone ha un ottimo riscontro in SIAE e inizia a contare delle cover importanti. Le canzoni hanno una loro vita, a volte complicata dalla discografia, è vero, ma soprattutto dall'autorazzismo dei napoletani. Se vediamo, questa è una riflessione su la canzone napoletana classica e la canzone napoletana moderna. Gamer, che pure con la canzone napoletana si è cimentato per
partecipando al Festival di Napoli con la pizza insieme ad Aurelio Fierro, quando Giorgio Gaber dice sì, ma sta canzone napoletana è sempre quella classica, Sergio Bruni, la voce di Napoli per antonomasia, gli risponde: è come il vino, lasciala sedimentare, vediamo che cosa ne viene fuori. Quelle canzoni che non erano inquadrate si chiamano Tuo fa l'americano, si chiamano Marusella, si chiamano Scalinatella, si chiamano Resta con me, si chiamano Strada anfosa, canzoni che arrivano praticamente mezzo secolo dopo la fine di quella che si chiama l'epoca d'oro della canzone napoletana. A me non importa molto fare le classifiche, e Di Giacomo e Bovio sono sicuramente irripetibili, però mi basta considerare che nel 2011 c'è una canzone scritta nel 1956, quindi ormai all'epoca di bronzo, di lampo della canzone napoletana, che è in gara per il Latin Grammy. Quella canzone si chiama Tuo fa l'americano, e la canzone napoletana e italiana da ormai 9 anni stabilmente più suonata, più incisa, più gettonata in Italia e nel resto del mondo. Che cosa significa? Significa che lavorare sul repertorio, io lo dico in una fiera di collezionisti, quindi è facile, lavorare sul repertorio permette di scoprire che in quel repertorio c'è sempre qualcosa di nuovo e che c'è qualcosa che farà il repertorio, no? Allora la nostra scelta nel film è di avere assolutamente O sole mio, e ce l'abbiamo con Sergio Bruni che la canta in bianco e nero, con Massimo Ranieri clamorosamente giovane, bello e col braccio ingessato, e poi ce l'abbiamo cantata in arabo come non c'era ancora sul mercato. Di far cantare indifferentemente a una portoghese, Misia, che è talmente contagiata da questa avventura napoletana, che probabilmente si trasferirà a Napoli e che ha preparato uno spettacolo che diventerà un disco tra fado e canzone napoletana. Non te scordare, è una canzone che ogni volta che, insomma, Lou Reed e Laurie Anderson hanno visto questo film a Roma e dopo sono andati a comprarsi i dischi degli Amma Megretta. È facile dirlo dopo, è difficile capire perché non è stato fatto, è difficile capire perché non ci sono dei cofanetti che costerebbero circa 30 centesimi ormai, visto che pubblico dominio con tutto Caruso. È difficile capire l'ignavia, l'incapacità di una classe che dovrebbe essere imprenditoriale, ma in realtà è di ricottari, che non sa usare come un business una cosa che è anche cultura. Io ho paura sempre di quando la parola cultura viene ammantata di cose. No, voi pensate a Napoli Teatro Italia Festival. Si spendono milioni e milioni per una platea di 11-12 mila invitati. A me piacerebbe spendere un sacco di milioni per vedere Stefano Bollani con Vinicio Capossela. E quando Bollani va in televisione e fa una canzone di Gio Barbieri, o quando Stefano Bollani va in teatro e fa una canzone in napoletano, con Paria 2000 di Lorenzo Gerber, dà la dimostrazione di come esista, nonostante tutto, una scena napoletana, una canzone napoletana capace di muoversi, e però rimanga il problema di struttura e non adatta. Il disco di 99 cose è appena uscito, è molto bello, il disco di Teresa Esio è uscito da poco, è molto bello. Io non so quanto lo suonino a livello nazionale per problemi di dialetto, ma credo che qualsiasi radio napoletana che non li abbia né Vero Tescio non sa fare il suo mestiere. Quando noi abbiamo prodotto da soli Passione Tour e l'abbiamo messo in scena a Loano e l'abbiamo messo in scena a Civitavecchia e siamo venuti all'Arena Flegrea di Napoli con gli spettatori che permettevano di fare lo spettacolo, perché lo spettacolo costa un sacco di soldi, perché c'è un sacco di gente sul palco e va pagata, e poi quest'altra storia che quelli che gli artisti non devono essere pagati, io non lo so. Io credo che se chiedo a Beppe Barra di essere impegnato una sera per cantare 4 canzoni e farle in una determinata maniera, suonarle con la band che gli chiedo e poi gli chiedo di inventarsi una cosa insieme agli altri, Beppe Barra sia è un signor artista, è la corona di questo spettacolo, è la corona di questo film, è il super nonno insieme a Fausto Cigliano, no? Se vogliamo parlare di Buena Vista Social Club.
se quello spettacolo ha sbigliettato, e ce lo siamo inventati con anzi se l'ho inventato in realtà Luca Nottola, perché è venuto a me e mi ha detto, Luca è uno che normalmente lavora con il gruppo che premierete dopo, poi Anna Magretta, insomma, lavora con nuovi gruppi, dice ma vogliamo farlo il tour dello spettacolo. Vuol dire che tutti i teatri di Napoli che non ce l'hanno in cartellone, tutte le istituzioni che pure all'inizio sono state vicine a Passione, perché Passione regione precedente ha avuto un piccolo contributo e economico, un importante contributo fisico dell'assistenza della Film Commission che gli ha permesso di decollare. Ecco, quella regione o qualsiasi altra istituzione dovrebbe capire che quei quattro soldi hanno permesso a Robert De Niro di andare in televisione e dire io vorrei andare a Napoli e non parlare di Monnezza. Che chi parla di Pietra Montecorvino, chi parla di Roberto De Simone, chi parla della nuova compagnia di canto popolare, parla di una Napoli che fa venire voglia di essere vista e vissuta. Poi però serve qualche ristorante in cui si cantino canzoni napoletane di ieri e di oggi, e quelli sono altri imprenditori. Poi servirebbero dei club dove le selezioni siano davvero San Gennaro, Barro, Caffè del Fiorello. Io non sono un autarchico, sono un ragazzo cresciuto, un ex ragazzo, salvato o perso col punk, e continuo ad ascoltare musica internazionale di qualsiasi lato e di qualsiasi provenienza e di qualsiasi età. Però quella che mi è più difficile ascoltare a Napoli, se esco dai miei archivi, è proprio la canzone napoletana di ieri e di oggi. Okay. Sicuramente. E questa è tutta la passione che Federico Vanella Bianchi mette nel suo cuore. Allora, passiamo alla premiazione, io vorrei darlo per la consegna del premio Disco Days a Passione. Grazie. E senza quelle cose lì, quelle scatole di dischi in vinile, io non sarei qui, però per mettercene dentro a me non serviva YouTube, ma mi servivano quelle cose, mi serviva quel vinile di cui mi nutro quotidianamente. I dischi servono a capire davvero di che cosa parliamo, è come la storia di Pietra Montecorvino. Oggi è facile, quel disco c'era già, io ho la versione francese, c'ho la versione italiana. Grazie, passione. Passione, arrivo a Galileo.